22 gennaio. Guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito? È triste per chi si professa osservante della legge di Dio avere una visione distorta, errata, contraffatta, totalmente falsa della rivelazione. Chi dice di osservare la legge, chi fa professione di fedeltà alla parola del Signore, deve conoscerne il vero spirito, e secondo lo spirito, parola e legge vanno osservate. Questo discorso di verità e sapienza Gesù lo affronterà quando i suoi discepoli vengono accusati di prendere cibo con mani immonde, cioè non lavate. Vi è differenza grande tra tradizione e legge. Si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate accuratamente le mani, attenendosi alle tradizioni degli antichi e tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavatura di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti. Come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». E diceva loro: «Siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: onora tuo padre e tua madre. E chi maledice il padre o la madre sia messo a morte. Voi invece dite: se uno dichiara al padre o alla madre ciò con cui dovrei aiutarti, è corban, cioè offerta a Dio. Non gli consentite di fare più nulla per il padre o la madre. Così annullate la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte». San Paolo risolve la questione affermando la differenza tra la lettera e lo spirito della legge. La legge va osservata cogliendone lo spirito di verità, santità, giustizia, carità, amore, misericordia, compassione, pietà, perfetta volontà di Dio racchiusa in essa. Proprio questa è la fiducia che abbiamo per mezzo di Cristo davanti a noi. Non che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, il quale anche ci ha resi capaci di essere ministri di una nuova alleanza, non della lettera, ma dello spirito. Perché la lettera uccide, lo spirito invece dà vita. Se il ministero della morte, inciso in lettere su pietre, fu avvolto di gloria, al punto che i figli di Israele non potevano fissare il volto di Mosè a causa dello splendore effimero del suo volto, quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito. Se già il ministero che porta alla condanna fu glorioso, molto di più abbonda di gloria il ministero che porta alla giustizia. Anzi, ciò che fu glorioso sotto quell'aspetto non lo è più, a causa di questa gloria incomparabile. Dunque, se ciò che era effimero fu glorioso, molto più lo sarà ciò che è duraturo. Gesù deve essere sommamente prudente nel rispondere ai farisei. Questi hanno mente e cuore contro di lui. Lo vedono come un distruttore delle loro tradizioni e della loro fede. Un loro urlo di lapidazione e subito ne sarebbe conseguita la morte. Per questo si limita semplicemente ad affermare quanto era avvenuto nell'antica scrittura. La carità verso gli affamati aveva portato il sacerdote a trasgredire la legge sacra sui pani dell'offerta. Dinanzi ad ogni fame è sempre la carità che deve trionfare. Dinanzi a un reale bisogno di un uomo è sempre l'amore che deve avere il primo posto. Questa verità Gesù la insegna anche nella parabola del buon samaritano. Il sacerdote e il levita scelgono il tempio e lasciano l'uomo. Gesù dice che si deve lasciare il tempio e scegliere l'uomo da salvare perché è in grave pericolo di vita.
Avvenne che di sabato Gesù passava fra i campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: «Guarda, perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito?» Ed egli rispose loro: «Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni». E diceva loro: «Il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato». Gesù è il vero interprete della parola del Padre nella pienezza dello Spirito Santo. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, dateci l'intelligenza della parola. Thank you.